Ma con la riunione di questa mattina, che abbiamo voluto organizzare qua ad Imperia, anche per essere vicini ai comuni interessati da quello che sarà il futuro della ciclabile che deve collegare il nostro territorio da San Lorenzo fino ad Andora, per fare il punto della situazione, verrà anche ovviamente RFI che è direttamente interessata, essendo la proprietaria del sedime ferroviario dove ovviamente dovrà passare la futura pista ciclabile. Noi abbiamo fatto in questi lunghi mesi di lavoro, abbiamo raggiunto un'intesa tra i cinque comuni che vogliono lavorare insieme, coordinati da Regione Liguria, con a fianco ovviamente RFI. Questa intesa l'abbiamo sottoscritta proprio qua nella città di Imperia l'11 maggio, nella sala qui a fianco a dove siamo noi. Oggi noi ripartiamo da quell'intesa per arrivare a quello che sarà il definitivo, ovvero l'accordo di programma che sigleranno i cinque comuni RFI per quanto riguarda la cessione appunto delle aree e la valorizzazione che farà Regione Liguria delle stesse aree, nel senso inteso come le ex stazioni ferroviarie, che sarà la contropartita che verrà data a RFI per fare in modo che i comuni possano avere senza costi queste aree. Abbiamo lavorato molto rapidamente per permettere al comune di Imperia nei mesi passati di poter accedere al bando periferie. Sapete che il comune di Imperia avrà una cifra importante per quanto riguarda il bando periferie, come gli altri capoluoghi liguri, un bando periferie che Regione Liguria ha seguito passo passo per aiutare il comune di Imperia, come per aiutare anche il comune di Savona. E adesso questa riunione è significativa perché ci daremo un po' i compiti a casa, quello che dovranno fare gli enti e ad arrivare appunto all'accordo di programma che dare dei tempi è sicuramente prematuro, ma che vuole essere poi quello l'atto finale per fare in modo che ci sia chiarezza nel percorso e ovviamente voglio ribadire che il percorso della ciclabile verrà da noi coordinato, ma saranno i comuni che dovranno individuare ovviamente la traccia che sarà il sedime ferroviario, ma anche non solo il sedime ferroviario, e fare una sintesi, fare un coordinamento, così la pista ciclabile di questo tratto si collegherà con quella già esistente verso Ponente, verso Sanremo, e potrà arrivare fino ad Andora. Quindi un percorso ambizioso perché adesso però dobbiamo tracciare la mappatura e poi partirà ovviamente anche la fondamentale ricerca dei fondi, perché oltre al bando periferie che interessa la città di Imperia serviranno altre risorse che pensiamo di prendere ad esempio dei fondi nazionali per la ciclabile tirrenica da altre realtà che stiamo già individuando per fare in modo che questo territorio sia proprio rilanciato attraverso la ciclabile.